Buon pomeriggio con un'altra diretta di Inside Live e oggi siamo in compagnia di Eraldo Affinati Buongiorno Eraldo Salve, salve a tutti voi Allora, è professore di storia, scrittore, ha scritto tanti libri e fondatore di eh, Penny Whirton poi eh, spiegheremo bene che cos'è eh, Penny Whirton perché è un'associazione molto molto importante però eh, per prima cosa ti faccio una domanda come professore di storia, insomma, siamo in piena pandemia, l'emergenza sta passando fortunatamente, però è una situazione che non si verificava da un secolo, diciamo, questa qui dalla famosa spagnola. Ma quali sono stati le altre grandi epidemie nella storia che hanno inciso così tanto sulla società? Possiamo dire che l'uomo è vissuto, è convissuto con le pandemie, con i virus. C'è un bellissimo libro di Diamond: Armi, acciaio e malattie, in cui si capisce bene che da sempre l'uomo ha dovuto fare i conti con il virus. Pensiamo all'epidemia di vaiolo del Cinquecento in Sud America, pensiamo alla peste del Medioevo, pensiamo alla poliomelite anche del Novecento. Da sempre ci sono state queste queste grandi sciagure. La differenza rispetto al Covid io credo sia una, cioè è legata alla globalizzazione. Cioè oggi purtroppo la globalizzazione in qualche modo moltiplica il contagio in modo rapido in, tutta, in tutto il mondo, in tutto, in tutto il pianeta e quindi questo certamente è un danno. Allo stesso tempo però la tecnologia di oggi consente di, di contrapporci ecco, a queste... A queste epidemie con mezzi un tempo impensabili. Ecco, diciamo la medicina ha fatto passi da gigante e magari quello che non era curabile eh, ieri, un secolo fa, oggi è curabile. Tant'è vero che dopo eh, le prime settimane di grande crisi, poi dopo si sono messe a punto delle terapie non sono definitive, ma già eh, hanno avuto un grande impatto. Insomma su quella che era la sorte dei pazienti. Oggi eh, si guarisce dal covid abbastanza tranquillamente. Abbiamo sentito tanti virologi, le terapie intensive sono vuote. Parliamo sempre di covid e parliamo anche di un tuo libro, perché eh, finita l'emergenza medica, adesso ci sarà quella economica, purtroppo. E si spera che non ci saranno, insomma, delle rivolte, ma eh, ci sono dei segnali, soprattutto il Ministero degli Interni ha avvisato, ecco, tu hai scritto il nemico negli occhi, descrivi una rivolta urbana in una Roma apocalittica, una cosa, insomma, che si vede nei film olidoudiani, diciamo, ma è una situazione che potrebbe verificarsi anche in Italia? Diciamo che quello era un libro, è un romanzo di diversi anni fa in cui prefiguravo uno scenario apocalittico eh, all'esquilino. Io sono di Roma, sono cresciuto all'esquilino, che peraltro è un quartiere multietnico tra i più importanti, non solo di, di Roma, ma. D'Italia. Io spero che questo non accada oggi, anche se è vero che questa epidemia ha rivelato delle disuguaglianze sociali eh, molto gravi, molto forti, soprattutto neg negli strati più deboli si è sentita molto questa. In questo momento c'è una crisi economica forte e stanno pagando, soprattutto in Italia, le spese di questo le classi più, più deboli. Eh, la tensione c'è, si percepisce, però allo stesso tempo c'è anche una coralità ecco un senso di una consapevolezza anche di vulnerabilità di fragilità è passata eh, diciamo eh, fra la popolazione questo io lo considero invece positivo eh, quindi c'è la tensione la paura eh, come di, di aver perso eh, un momento, però allo stesso tempo, se noi non dimenticheremo quello che ci è mancato durante il covid, anche il rapporto umano, la frequentazione sociale, forse potremo anche uscire arricchiti anche da un'esperienza pur drammatica, tragica, quale quella che abbiamo vissuto. Ecco, vedremo, eh, poi vorrei parlare di te quando parleremo, poi di Penny Wilton, anche del caso Amantea, perché eh, questa è una novità. In questi giorni c'è un po' di tensione lì, diciamo, sono casi isolati, però, però ci sono. e eh, Voglio sempre approfittare del tuo ruolo di, di professore. Eh, noi qui abbiamo avuto ospite, Daniele Novara, è un famoso pedagogista, che ha parlato di trauma psicologico da affrontare sia per gli studenti che per gli insegnanti. Insomma, tu sei una delle, delle parti eh, che torneranno a scuola a settembre. Ecco, eh, parlando dei più deboli, forse i, i bambini o comunque sia gli adolescenti sono stati una parte molto colpita mm -hmm. da, dal lockdown. Come sarà il ritorno a scuola? Sarà traumatico? Serviranno dei corsi, come dice Novara, per insegnare mm -hmm. a, 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 sia agli studenti che agli insegnanti come affrontare il rientro? Ma intanto è vero che c'è stato un trauma soprattutto per gli adolescenti. I bambini hanno pagato un prezzo molto alto. Gli adolescenti sono stati privati della, del contatto con i loro coetanei, del rapporto nelle classi, eh, quella consuetudine che a 14, 15, 16 anni è molto importante, lo dico come educatore. Eh, se, te, se te la tolgono, certo c'è un buco lì. Però allo stesso tempo eh, un adolescente oggi ha una capacità di ricrescita, di rinascita molto forte. Allora è bello per esempio per me vedere oggi a Roma questi gruppi di ragazzi che in qualche modo camminando ricreano il gruppo classe, no? lo ricreano proprio perché è mancato loro in questi mesi il rapporto con i loro amici e quando sono fuori, nelle piazze, nelle strade, è come se volessero reagire in modo vitale. Eh, questo lo considero positivo. Quello che accadrà a settembre è difficile pronosticarlo oggi perché molte delle cose che stiamo dicendo adesso: distanziamenti, protezioni, potrebbero non risultare come dire, poi alla fine efficaci, dipenderà tutto eh, dal virus, se ci sarà una recrudescenza, se lo terremo un po' a distanza, questo è difficile dirlo. Certamente sarà bello rivedersi fisicamente a contatto gli uni con gli altri, di questo abbiamo bisogno, eh, perché la scuola, la vera scuola è quella in presenza, non è quella a distanza. Ecco, invece, eh, per un lungo periodo si è fatta didattica a distanza. Questa è stata una novità incredibile eh, per la scuola, non era mai stata provata almeno a questi livelli così di massa, no? E quali sono stati e, e, e quali poi potrebbero essere in futuro le problematiche della didattica a distanza? Cosa c'è di uh, vantaggioso e cosa c'è di svantaggioso soprattutto? Partiamo dallo svantaggioso. La prima cosa brutta che si è visto è la sperequazione, diciamo, l'ingiustizia, perché molti ragazzi non hanno potuto partecipare alla didattica a distanza perché o non avevano reti wifi adeguate oppure non avevano spazi domestici giusti. Allora una larga parte del, purtroppo della popolazione scolastica non è riuscita a fare scuola in modo ottimale. Alcuni sì, altri no. E noi sappiamo che in Italia abbiamo una Dispersione scolastica molto alta, soprattutto al sud o in certi ordini di scuola, ad esempio nei primi anni degli istituti professionali, molti ragazzi li abbiamo persi in questo momento. Eh, e questo scusami, doppia... Ci sì. spieghi questo concetto di dispersione scolastica? Sì. Anche? Sono quei ragazzi che praticamente abbandonano la scuola, eh, dopo qualche mese di frequenza di fatto eh, non vanno più a scuola, sono quelli a rischio, diciamo, no? che hanno famiglie magari disagiate, non sono pienamente scolarizzati, sono negligenti, sono irrequieti. Io ho scritto un libro intitolato Elogio del ripetente e vi fa capire che il mio... Atteggiamento è stato sempre quello di recuperare i ragazzi che non ti ascoltano. Quindi non solo parlare ai migliori, a quelli che vanno bene, ma soprattutto andare a recuperare quelli che tendono a sfuggire. Allora, proprio durante la pandemia eh, c'è stata una, una dispersione scolastica legata al fatto che molti non avevano appunto eh, la possibilità di, eh, di, di fare lezioni online, non avevano piattaforme digitali giuste, o la scuola o loro stessi. Anche e soprattutto gli immigrati, i ragazzi immigrati. Questo è stato negativo. Invece, eh, ma si, sta, si sta cercando di, di risolverla questa, questa problematica dando a tutti le possibilità tecnologiche per partecipare. Invece di positivo c'è stata l'accelerazione la te, tecnologica, cioè d'improvviso, tutti abbiamo dovuto attrezzarci in un modo o nell'altro per fare didattica appunto a distanza. Questa, eh, questa accelerazione tecnologica è, è, è positiva, secondo me, e naturalmente. Dovremo metterla a, a struttura, come dire, dovremo renderla strutturale eh, da, dall'autunno in poi. Eh, se riusciremo a fare questo, ecco che avremo avuto un'accelerazione imprevedibile, e eh, che tu, di cui dovremo, come dire, di cui potremo soffrire. Eh, non c'è il rischio che questa accelerazione tecnologica, poi porti alla didattica a distanza come standard? Che tu, ecco, insomma, mi questo... sembra che giudichi. Certo non troppo favorevolmente No, certo, come dicevo prima, secondo me la vera scuola è quella in presenza, ma questo tutti ne siamo consapevoli. C'è stata però un'emergenza e di fronte a quell'emergenza non potevamo fare in altro modo. Adesso bisognerà tornare alla didattica giusta, quella del professore che parla di fronte agli alunni, del sorriso, delle pacche sulle spalle, della presenza fisica del maestro insieme ai suoi allievi, perché molte cose l'insegnante le capisce dallo sguardo la persona da come dire a scuola quello che conta vedete non è tanto la risposta ma è la domanda cioè suscitare le domande nei nostri studenti allora per fare questo devi essere a contatto continuo con i tuoi scolari quindi tutti speriamo che si possa tornare eh, appunto alla didattica in presenza magari anche utilizzando eh, le piattaforme digitali ma come ausilio come strumento non come eh, diciamo luogo esclusivo Ecco, molto interessante questo che hai appena detto e, e mi viene in mente uh, quello che invece ci ha detto uh, Daniele Novara a proposito della figura dell'insegnante. Uh, lui ha detto "Purtroppo oggi l'insegnante non è un educatore, cioè nel senso non si chiede all'insegnante di fare l'educatore quando si fa il concorso". Uh, si chiede quello che sa sulla propria materia, deve sapere tutto sulla propria materia, ma non c'è una preparazione specifica per gli insegnanti nel diventare educatori, nel saper parlare ai ragazzi. Tu che cosa ne pensi di questo che ha detto Novara? Penso sia giusto, io ho insegnato per tanti anni alla città dei ragazzi, questa comunità educativa alle porte di Roma dove venivano accolti i minorenni non accompagnati, no? E lì mi sono reso conto dell'importanza sul campo eh, di essere un educatore, perché tu puoi sapere benissimo tutti i tuoi contenuti la, la tua disciplina puoi appunto gestirtela bene dentro di te, ma fino a che non sarai capace di creare un rapporto con la persona che hai di fronte con gli, con gli adolescenti che ti sono stati affidati, non potrai mai essere un vero docente. Per capire veramente bene quello che io so di una cosa, devo spiegarla, perché nel momento in cui la spiego. Mi rendo conto se la persona a cui mi, so, mi, stono, mi sto dirigendo l'ha capita oppure no. E quindi è decisivo creare quell'atmosfera di fiducia, di reciproca fiducia fra chi insegna e chi apprende. Quindi l'elemento dell'educazione è decisivo. È anche vero, però, che non si può davvero formare teoricamente un insegnante perché si tratta come dire di una capacità anche molto legata alla sensibilità personale al carattere. Allora io credo molto in una formazione più che teorica sul campo. Ecco, nel senso abbiamo bisogno di fare esperienze formative. Allora in questo senso sì, eh, si impara molto di più nel momento in cui si entra in classe piuttosto che eh, il corso teorico che ti può fare l'accademico o l'erudito di turno. Eh, ecco, anche l'insegnante ha bisogno di fare il suo tirocinio in classe. Certo. Insomma, deve, sì. deve star lì, eh, provare il contatto con i ragazzi. Ecco eh, ti faccio un'altra domanda così che mi è venuta in mente adesso. Perché con la tua esperienza, quali sono le, le difficoltà che trovi in determinati ambienti, magari con determinati ragazzi? Perché chiaramente. Tu hai la capacità di educare, ma a volte dall'altra parte c'è anche quella capacità di capirti? No, te la devi conquistare. Ogni, ogni docente si deve conquistare l'attenzione. Per farlo deve essere una persona, come dire, credibile agli occhi del, dell'adolescente. E chi è credibile? Qual è l'insegnante davvero credibile? È quello che... Eh, come dire, ha fatto delle scelte nella sua vita e in qualche modo ha rinunciato anche a fare a certe cose che avrebbe potuto fare per la passione per fare un'altra cosa. Allora, se l'adolescente vede che l'adulto che, eh, che ha di fronte è veramente appassionato delle cose che gli sta dicendo insomma se vede che fa sul serio che non recita una parte ma che è autentico beh quell'adolescente sicuramente anche il peggiore anche il più negligente sicuramente sarà coinvolto allora tu come insegnante non devi soltanto spiegare il programma e mettere il voto sarebbe troppo facile questo ma devi riuscire a capire chi hai di fronte da dove viene quello studente come passa i pomeriggi chi sono i suoi, i suoi genitori ecco ti fai queste domande, cerchi di frequentarlo, di capirlo, a quel punto lui si rende conto che stai facendo dav davvero sul serio, stai in qualche modo eh, stai diventando autentico ai suoi occhi. Allora tutto funzionerà meglio. Naturalmente è una fatica quotidiana questa, è un lavoro che consuma quello dell'insegnante e questo pochi se ne rendono conto, soltanto se nel momento in cui entri in una classe con 30 persone davanti ti rendi conto il lavoro dell'insegnante insomma è un lavoro difficile delicato però di grande responsabilità ecco hai detto delle cose eh, molto importanti che ci portano poi a, a parlare di quello che fai oltre al semplice professore bisogna conoscere quel ragazzo bisogna conoscere insomma un po la sua storia da dove viene eh, chi è la famiglia perché tu hai citato prima la città dei ragazzi ti occupi proprio di eh, ragazzi problematici per un motivo o per un altro. Ma ti volevo chiedere, eh, si può fare una sorta di classifica, è brutto dirlo così, diciamo tra virgolette, una classifica ehm, di ragazzi più deboli perché magari vengono da periferie un po' particolari oppure non è importante molto il contesto sociale? Il contesto sociale conta, ma non fino a, un certo punto, cioè fino a un certo punto, nel senso che tu puoi trovare anche in una periferia apparentemente degradata una scintilla negli occhi del ragazzo e allora lì dovresti lavorare molto. Io ho sempre lavorato negli istituti professionali per l'industria dell'artigianato, cioè come dire, i luoghi dove spesso trovavo ragazzi che non andavano al liceo, che insomma erano stati destinati in quelle... In quella scuola, forse perché venivano considerati, eh, come dire non scolarizzati, ecco, e invece mi sono trovato sempre molto bene con loro. E questa è la ragione per cui mi sono appassionato all'adolescente Irrequieto, ecco, perché sono quelli che ti possono dare più soddisfazione. Però gli devi dare un'esperienza, ecco, non gli puoi dare soltanto un contenuto non ti puoi fermare a, appunto a fare una semplice spiegazione, devi riuscire a portarli verso un'esperienza reale della vita. Allora per fare questo ti devi mettere in gioco te come insegnante voglio dire, allora se loro ti percepiscono in questo modo diventa tutto più facile, io il rapporto forte che ho avuto l'ho avuto con gli immigrati per esempio, i ragazzi di prima generazione, proprio la città dei ragazzi dai 14 ai 18 anni i miei studenti venivano da tutto il mondo venivano dall'Afghanistan dal Marocco, dal mondo slavo eh, vedermi lì questi ragazzi senza famiglia mi ha fatto scattare un po' la scintilla cioè dico io devo andare anche ad aiutare questi ragazzi, molti miei libri nascono dai viaggi che ho fatto. Eh, per andare a vedere i luoghi della partenza di questi studenti, un libro alla città dei ragazzi proprio ho fatto, ho in quel libro ho raccontato un mio viaggio in Marocco, vita di vita un mio viaggio in Africa, in Gambia cioè i miei studenti mi hanno portato nei loro luoghi e io lì in qualche modo vedendo la stazione della partenza da dove loro venivano eh, mi sono in qualche modo appassionato al vero insegnamento è lì che è nata la scuola Penny Wilton che ho fondato insieme a mia moglie anche lei come me, Anna Lucia. Lenzi eh, professoressa di italiano e storia anche insieme a lei vedendo questi nostri studenti abbiamo detto ma perché non creiamo noi veramente una scuola tutta per loro? Ecco è molto bello questo che hai detto sei tu che vai dagli studenti non, non, non aspetti che loro eh, vengano da te insomma eh, è un approccio completamente diverso e hai nominato la scuola che hai fondato con tua moglie Uh, Penny Wilton che si occupa proprio di insegnare italiano agli immigrati. Mi, mi parli di, di questa scuola come, ecco, come è nata, ce lo hai appena detto. Sei andato lì eh, in queste nazioni dove eh, sono nati questi ragazzi che hai conosciuto, però, eh, come è nata? Proprio a, a livello strutturale, come hai fatto? A crearla, chi hai chiamato, chi ti aiuta? So che ci sono molti volontari anche. Sì tanto spieghiamo rapidamente perché Penny Wilton, perché abbiamo dato questo nome, no? Penny Wilton e sua madre è il titolo di un romanzo di Silvio D'Arzo, uno scrittore italiano, su cui sia io che mia moglie ci siamo laureati. Quando ci siamo appunto laureati in lettere, abbiamo fatto la tesi di laurea su Silvio D'Arzo, autore di Penny Wilton e sua madre. Il protagonista di quel romanzo era un bambino abbandonato. Ecco perché abbiamo intitolato a Penny Wilton la nostra scuola che si rivolge ai minorenni non accompagnati che vengono da tutto il mondo. All'inizio eravamo io, lei e altre due o tre professoresse, ci eravamo fatte dare uno spazio a Roma, nella, nella chiesa di, eh, di San Saba a Roma sull'Aventino e poi a un certo punto siamo cresciuti sempre di più 10, 20, 30, 40 eh, perché il nostro è un sistema uno a uno, cioè non c'è un professore con la classe, ma ci sono immaginate 60 ragazzi con 60 eh, docenti ognuno ha il suo, il suo, il suo ragazzo no? uno a uno allora lentamente siamo cresciuti attualmente abbiamo una grande sede a Casalbertoni a Roma, un quartiere sulla Tiburtina a Roma e sono però nate altre Penny Whirton che hanno preso spunto da noi in questo momento sono 50 Penny Whirton ci sono in Italia da Messina fino a Udine per dire 50 scuole Penny Whirton che insegnano l'italiano agli immigrati, quindi, praticamente, eh, tutte basate sul rapporto personale, ripeto, uno a uno. Abbiamo scritto anche un libro: io e mia moglie, Anna Luce Lenzi, Italiani. Anche noi sono due volumi pubblicati dall'editore Ericsson che. è un editore anche esperto, diciamo, di, sui temi dell'inclusione, con tanti disegni. Di fronte a noi arrivano ragazze di ogni tipo: diciamo, sono gli analfabeti nella lingua madre, soprattutto gli africani, sudanesi, nigeriani che non hanno mai tenuto una penna in mano e noi dobbiamo formarli, dobbiamo insegnare l'italiano, egiziani, appunto albanesi, magrebini, molte donne con bambini. E in questo momento ci siamo dovuti fermare per la pandemia, però abbiamo continuato le lezioni con loro online, così come stiamo facendo adesso noi questo collocamento qui, così abbiamo continuato le lezioni online, telefonando. Con Skype, con WhatsApp, a questi ragazzi chiusi nei centri di pronta accoglienza e loro hanno molto gradito, eh, diciamo, la partecipazione di questi volontari. Lo facciamo gratis, attenzione. Questo ci tengo a dire: non abbiamo finanziamenti, non vogliamo nemmeno avere finanziamenti perché noi crediamo nel valore della gratuità. Quindi, l'unico spazio che abbiamo è uno spazio che ci ha dato la regione Lazio a Roma, incomodato d'uso gratuito, questo ci consente ovviamente di non pagare le bollette, però per il resto è un volontariato autentico, a me piace molto sottolinearlo questo, nel mio ultimo libro, via dalla pazza classe lo dico spesso, che molti volontari, molti nostri volontari hanno motivazioni molto diverse, c'è cioè, chi lo fa per motivi politici, chi lo fa per una fede religiosa, chi fa questa azione di volontariato perché magari vuole superare un momento di depressione sono diversi questi volontari però si ritrovano tutti nello stesso diciamo nello stesso gesto pedagogico di pura gratuità e fra questi volontari ci sono molti ragazzi italiani cioè noi formiamo i liceali italiani gli studenti delle scuole medie superiori e li facciamo diventare insegnanti di italiano ai loro coetanei immigrati quindi immaginate non so Giulia del liceo classico Tasso di Roma che insegna il verbo essere, e il verbo avere, a Rashdur, che è, un su, che è un quindicenne che viene da Dacca, dal Bangladesh e che praticamente grazie a questa sua coetanea italiana impara la nostra lingua. Questa è la cosa che a noi colpisce di più, il coinvolgimento dei ragazzi nostri italiani. Ecco, e poi c'è questa particolarità che è appena detto, insomma, è un Uh, rapporto no, non di classe ma individuale, quindi avete la possibilità di conoscere bene questi ragazzi. Mm. Hai scritto un libro, ci vuoi parlare di queste esperienze che loro hanno qui in Italia? Cosa pensano della loro esperienza in Italia? Cosa hai riportato nel libro? Ognuno ha una storia diversa, però sono tutte accomunate da, dallo strappo, diciamo dallo strappo dalla lacerazione eh, derivata dal fatto che loro partono e scappano anche dai loro paesi un po' per, la, per le guerre, un po' per la miseria, un po' per la povertà. Si, ecco, sta, si staccano, Prego. ricordiamo che sono qui senza famiglia, completamente sì. da soli sì. e vengono da posti lontanissimi. quindi mentre sì. noi abbiamo spesso la famiglia accanto se ci sentiamo depressi se abbiamo qualche problema abbiamo gli amici la famiglia loro sono completamente da soli eh, vorrei sì. puntualizzarlo certo. questo in modo molto forte prima che, sì. che tu prosegua sì, perché sì. è importante No, hai ragione. È la cosa più importante, infatti, quando io vedo questi ragazzi che arrivano da soli con questa borsa di plastica, no? è tutto quello che loro hanno. Noi, magari, con questa borsa di plastica ci andiamo a fare la palestra, loro là dentro. Hanno tutto, hanno due, due magliette e basta, non hanno nessuno. Quindi insegnare italiano a loro significa non solo insegnare i nomi e i verbi, ma significa insegnare la vita, cioè loro in qualche modo diventano grandi anche perché hanno vissuto esperienze traumatiche del viaggio, hanno attraversato il deserto, sono dovuti sfuggire a violenze, ad arroganze, a mortificazioni. E quindi quando arrivano in Italia si trovano nella necessità di dover imparare la lingua, trovare un lavoro e costruire una famiglia come posso dire non più biologica ma adottiva cioè trovarsi delle relazioni le relazioni che tu ti puoi trovare in un paese dove non sai più niente no però sono proprio questi ragazzi che mi danno forza ti dico la verità sono questi ragazzi che mi danno fiducia che mi danno potenza perché vedo che loro riprendono nonostante le crisi che hanno riprendono molto e poi quando vedo anche le donne nigeriane che portano i bambini piccoli alla penny whirton mentre la mamma eh, sta sta lì a studiare i verbi, il bambino che gira fra i banchi e eh, gioca insieme a noi, ecco lì vedo. Un nuovo mondo, ecco la possibilità di costruire, ehm, diciamo, in una promiscuità, in una eterogeneità, però, una società nuova in cui ognuno rimane se stesso. Attenzione, ognuno rimane con i propri valori, con, le proprie, con i, propri, i propri caratteri, però riesce a vivere insieme agli altri eh, con, in un rispetto profondo, reciproco. E questo a me piace molto, e questa è la ragione per cui a quel punto non è più soltanto la scuola, ma è qualcosa che va oltre, è eh, diciamo, un nuovo modo di vivere. Eh, senti come vivono loro il pregiudizio di una parte, Insomma, seppur minima, però una piccola parte della società ha un certo pregiudizio eh, verso gli immigrati. Noi qui in, in UK stiamo vivendo la Brexit per eh, tanti motivi, ma eh, sentiamo che da un, una minima parte, devo dire, de, dei britannici ha un certo pregiudizio verso quelli che entrano nel paese. Come lo vivono invece loro? Noi magari siamo più fortunati perché veniamo da un paese, l'Italia, che non è nelle condizioni come, non so, il Bangladesh o altri paesi del genere. Beh, lo vivono con sofferenza, diciamo la verità, perché quando arrivano da noi, molti di loro hanno subito lo sguardo sprezzante magari sull'autobus, no? Eh, che molti di loro hanno, hanno percepito sulla loro pelle il razzismo, diciamo, diciamolo insomma, le parole come stanno, anche quotidiano, insomma, di tante persone. Allora, quando eh, alla fine invece trovano degli adulti che li accolgono. Come persone guardandoli negli occhi eh, si rendono conto eh, insomma, di quanto sia importante riuscire a trovare una scuola che possa farti sentire eh, insomma, anche la dignità dell'essere umano, no? di essere uomo. Quindi c'è un lavoro umano da fare. Questo voglio dire. Penso in Europa, penso in Italia, dappertutto c'è un lavoro umano da compiere. Non possiamo limitarci a eseguire i precetti legislativi. Dobbiamo entrare in azione, ognuno di noi. Allora ecco che, in questo senso, la scuola ritorna ad essere importante perché se magari questi adolescenti quando stanno in giro per le strade subiscono degli affronti, poi però entrano in uno spazio. Come dire, di rispetto istituzionale, possono capire che la legge eh, deve essere introiettata. Ecco, in qualche modo, i valori della giustizia, della fratellanza, dell'uguaglianza non possono essere soltanto praticati. Però dobbiamo trovare soltanto diciamo enunciati teoricamente, ma vanno praticati. Però dobbiamo trovare degli adulti in grado eh, di realizzarli. Ecco, questi, questi auspici. Ecco, uh... Ci hai detto eh, gli insegnanti sono tutti volontari, voi avete il, i locali in comodato d'uso, però da come parli, da come trasmetti questa tua esperienza, eh, fai venire voglia di aiutarti. Però se sono tutti volontari, non dobbiamo mettere soldi per uh, la location. Come possiamo aiutarvi? Bah, intanto diffondendo diciamo ecco diffondendo questa nostra, così come in fondo stiamo facendo adesso qui a Tele Londra, no? è bello diciamo, poter raccontare questo, perché nel momento in cui io racconto queste esperienze trovo subito delle persone che dicono, guarda, anche io vorrei fare così, anch'io vorrei fare questo. Per esempio noi siamo anche in Ticino, per dire, siamo nella Svizzera italiana, a Locarno abbiamo trovato a Lugano delle professoresse che hanno detto, allora anche noi possiamo insegnare italiano. Ai nostri africani che vediamo qui sulle strade, allora, io sono andato lì, gli ho dato qualche spunto, e dopodiché, ognuno, diciamo, ha, ha creato nel suo territorio utilizzando le proprie associazioni restando autonomo però ha ricreato nel territorio lo spirito della Bernie Whirton che è soprattutto lo spirito di accoglienza però è anche uno spirito di rigore pedagogico perché quando siamo lì quelle due ore e noi lavoriamo veramente abbiamo la ludodidattica quindi questi giocattoli colorati queste questi mosaici questi puzzle diciamo queste queste questi sistemi che noi usiamo per insegnare l'italiano anche chi non è mai stato in classe come vi dicevo prima, quindi ci siamo estesi tanto proprio perché abbiamo avuto l'attenzione mediatica, questo è importante. Perfetto, e tra l'altro da quanto ho capito anche voi potete aiutare chi vuole magari aprire una scuola certo. eh, sul vostro esempio, visto che adesso eh, quante ce ne sono? 50 mi ha detto. Sì. 50 prima dell'interruzione della pandemia erano, erano 50, adesso contiamo di riprendere a pieno ritmo a settembre, eh, sempre il discorso che facciamo prima dipenderà poi dal virus insomma, però con i necessari distanziamenti e cercheremo anche di fare le, delle azioni negli ambienti urbani, delle azioni pedagogiche, no? portando i ragazzi magari fuori dall'aula. Ecco, Questo anche sarà, sarà importante come sfida per noi, eh, perché i ragazzi hanno anche bisogno di, di uscire negli spazi fisici. In quel momento, eh, quando tu esci dall'aula, anche la scuola cambia, la, la valutazione non è più quella del ti do il voto, diciamo, ma viviamo un'esperienza insieme ecco questo questo passaggio anche è molto importante no cioè eh, alla Penny Wilton il professore non è un giudice che eh, che registra i tempi diciamo del, dei concorrenti ma è una guida se volete anche amorosa diciamo che sta vicino ai suoi studenti e, e quindi compie insieme a loro un'esperienza conoscitiva quindi noi siamo anche come dire un laboratorio antropologico per la scuola italiana Ecco, senti che potresti aggiungere qualcosa eh, a queste esperienze? Essendo un laboratorio, magari ci sono delle cose che potreste fare in più, de dei test chiamiamoli, eh, per provare delle nuove situazioni e migliorare ancora di più sia il vostro insegnamento verso eh, gli immigrati che eh, l'apprendimento da parte loro? Beh, quello che vorremmo fare è che intanto creare dei legami anche con le istituzioni, no? Infatti, alcune penny sono dentro le scuole statali. Per esempio a Firenze c'è la scuola Marco Polo di Firenze, il cui preside eh, Ludovico Arte ha fatto una, una Penny Hirton all'interno della scuola statale. Questo è il primo punto: cioè creare un legame con l'istituzione, poi farci vedere anche dagli scolari. Quindi molti vengono da noi, vengono a fare delle visite guidate, vedono come noi insegniamo e si mettono in azione. Allora, molti, molti ragazzi che ci vengono a trovare, io non faccio tanti discorsi, li, li metto subito in azione. Sapete qual è la cosa più bella per me? Vedere che molti di questi liceali, magari milanesi o napoletani, che vengono alla Penny Wirton di Roma, eh, come dire, diventano subito istintivamente dei docenti dei loro coetanei immigrati. E magari i migliori sono proprio quelli che a scuola non vanno tanto bene, no? quelli che a scuola recalcitrano, che hanno difficoltà, rivelano invece nell'insegnamento uno a uno con, con l'amico immigrato, con il compagno che ha trovato lì. Delle risorse a loro stessi ignote, no? questo eh, mi ha fatto capire a me personalmente come la scuola abbia grandi margini di, di miglioramento, no? perché se noi sfruttassimo davvero tutte le possibilità che hanno gli adolescenti, eh, noi veramente potremmo fare una scuola molto più forte, una scuola che non sia uno spazio separato dalla vita, ma che sia l'intensificazione della vita. Ecco, se noi riuscissimo a creare una scuola dove, come dire, non c'è un tempo scuola e un tempo vita, ma è il tempo scuola è il tempo vita, avremmo fatto un po' una piccola rivoluzione, proprio quella a cui pensava Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana, a cui io sono molto legato. Come. Come forse sapete, ho scritto due libri su, su Don Milani e molte delle esperienze che Don Milani aveva fatto a Barbiana sono un po', come dire, anche state alla base della nostra scuola Penny Wilton. Ecco, poi ti chiederò di questi due libri, ma prima ti volevo fare un'altra domanda, visto che siamo tornati sul discorso scuola. Sì. Nel comitato scientifico nominato dal governo. Secondo quello che ci ha detto Daniele Novara, manca un esperto di scuola, un pedagogista, insomma. Uh, cosa ne pensi eh, di questo comitato scientifico e del uh, ministro, insomma, di tutta questa situazione che si è creata adesso riguardo proprio alla scuola e alla ripartenza? Ma dobbiamo distinguere, secondo me, due piani. Uno l'emergenza, e uno la ripartenza. Sul, Sull'emergenza, il governo non poteva fare, secondo me, più di quello che ha fatto perché l'emergenza è stato un momento improvviso, le scuole si sono chiuse, i, i docenti, anche quelli che non erano preparati, hanno dovuto in qualche modo improvvisarsi nella didattica a distanza. Secondo me, hanno dato una grande prova. Di maturità, insomma, la classe, de, diciamo, degli docenti italiana. Questo è stato in quel momento, lì che è un momento difficile, drammatico, traumatico anche. Non dobbiamo mai dimenticarlo, ma lo dicevamo all'inizio. Adesso il tema della ripartenza. Ecco, questo è il discorso nuovo, le, queste linee guida che vengono date. Eh, quello che possiamo dire è che mh, è difficile prevedere come. Prima anticipavo, noi non sappiamo se per esempio questi distanziamenti saranno sufficienti a settembre oppure no, dipenderà tutto dal contagio. Quello che io vedo che manca un po', ma non solo da oggi, ma da sempre, secondo me in Italia, è una visione a lungo raggio. Quindi non un provvedimento tappabuco che va bene adesso, ma una visione strutturale. Noi dovremmo portare la scuola. Questo tutti lo dicono in teoria, però poi non lo fanno concretamente. Dovremmo portare la scuola al primo posto. Il primo posto significa che la crisi economica prima o poi la risolveremo con l'aiuto dell'Europa o senza l'aiuto dell'Europa ne verremo fuori, secondo me. Ma la crisi esistenziale che io vedo negli occhi dei miei studenti, quello smarrimento a volte che li porta a compiere azioni avventate in molti casi, eh, ecco, quello, quello è più sarà più difficile da realizzare. Quindi noi la scuola deve diventare, come dire, il luogo educativo per eccellenza, il luogo della resistenza etica, della resistenza etica, perché noi abbiamo anche una crisi di valori. Possiamo dirlo questo, cioè, molti nostri studenti, eh, voglio dire, arrivano a scuola con i miti del successo, della bellezza, della ricchezza, e noi a scuola dovremmo ricondurli ai valori dell'applicazione, del rigore, eh, no? E questo è molto difficile. L'insegnante, purtroppo, è molto solo oggi in Italia. Ecco, io penso che i governi dovrebbero eh, curare questa solitudine del docente, cercando di metterlo in azione insieme agli altri. Le famiglie dovrebbero essere più collaborative lo sono state durante la pandemia, perché si sono rese conto che cosa significa insegnare quando la scuola è venuta dentro le case degli italiani, no? Non era più il ragazzo che andava a scuola, ma era la scuola che andava nella casa del ragazzo. Allora lì fu molti molti genitori hanno capito cosa vuol dire insegnare, no? Allora ecco, creare un rapporto virtuoso, diciamo, tra la famiglia, la scuola, perché l'insegnante non può fare tutto da solo, ecco. Secondo me manca questa visione a lungo raggio, più strutturale, perché la scuola è il futuro del paese. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. E La solitudine del, dell'insegnante potrebbe essere un ottimo titolo per, per un libro, ma parliamo dei due libri che hai citato prima su Don Milani. Uh, ne hai scritti due. Uh, come questa idea di scuola che lui aveva oggi potrebbe essere riportata nella scuola italiana? Potrebbe essere utile? Eh, io ho scritto due libri. Uno si intitola L'Uomo del Futuro, no? pensando a Don Milani. Già da questo titolo capite, no? L'Uomo del Futuro. E poi l'altro, Il Sogno di un'altra scuola, per raccontare Don Milani a più piccoli. Era un... Era un un libro dedicato a, ai dodicenni e tredicenni, eh, Don Milani, ci, è ancora molto importante oggi perché ti fa capire che la vera scuola non può prescindere da un coinvolgimento profondo dell'insegnante. Non ci dovrebbero essere, diceva lui, delle domande tra bocchetto, no? De, cioè l'insegnante non dovrebbe truccare le carte, non dovrebbe addestrare il proprio allievo a superare l'ostacolo, dovrebbe fare qualcosa di molto più profondo. Dovrebbe, cioè, il vero insegnante. Dovrebbe proprio far crescere i propri studenti, farli diventare adulti, e quindi significa realizzare delle esperienze integrali. Ecco, in questo senso eh, la semplice valutazione standardizzata mediante test a valutazione, diciamo a, a risposta. A crocetta per così dire faccio una domanda rispondi a b e c ecco forse quello non, non sarebbe stato non sarebbe non sarebbe giusto diciamo secondo l'ottica di don milani devi fare un'azione proprio di ricostruzione totale quindi molte delle cose che ho detto prima insomma dipendono proprio dall'insegnamento che mi ha dato don milani io in l'uomo nel, del futuro però non ho raccontato soltanto Don Milani andando nei luoghi della sua vita, ma ho raccontato i Don Milani di oggi sparsi in tutto il mondo. Cioè, sono andato a cercarmi i maestri africani, gli educatori messicani, le suore indiane. Mi sono andato nel mondo a cercare i Don Milani di oggi. Chi sono oggi i Don Milani? No? Sono tutti quegli educatori che in modi diversi, in forme diverse, realizzano questo ideale di scuola. Infatti a lui quando gli dicevano ma cosa bisogna fare a scuola, eh, Priore ce lo dica lei, lui diceva questa è una domanda sbagliata, voi mi dovreste di fare un'altra domanda, mi dovreste dire come bisogna essere a scuola, non cosa bisogna fare. Perché tu puoi fare cose molto diverse, tutte giuste, però devi essere in un certo modo, devi essere autentico quando sei in classe e questo è secondo me l'insegnamento più forte che ancora oggi ci lascia. Don Lorenzo Milani. Ecco, però un tipo di scuola che forse si sta abbandonando sempre di più in favore di quella crocetta, il modello mm -hmm. anglosassone? Sì. Esattamente, io sono un po' critico nei confronti di questo modello che vuole uniformare la valutazione, no? Che vuole calcolare soltanto il traguardo. Io, come educatore, dico un'altra cosa: tu non puoi calcolare solo il traguardo, tu devi, devi, devi vedere la partenza. Sono tutti partiti dallo stesso punto i tuoi studenti oppure c'è stato chi è partito 20 metri più avanti. Quindi è partito avvantaggiato. Allora tu come docente, prima ancora di, di valutare il traguardo che loro hanno raggiunto o non hanno raggiunto, devi premiare il movimento che loro hanno registrato. Cioè si sono spostati dal, loro, dal, dalla, dal punto della, della partenza, quale essa sia, oppure o sono rimasti fermi. È lì che tu devi entrare nella valutazione. Perché valutare soltanto il traguardo significa fare le parti uguali fra diseguali, dicevo. Don Lorenzo Milani, ecco prima della chiusura. Ti volevo leggere un paio di domande eh, da casa. Eh, Dora, i ragazzi che non hanno la possibilità di seguire le lezioni a distanza, mancanza di PC, cazza connessione. Ne abbiamo parlato prima. Come faranno? Perché saranno svantaggiati, senza dubbio. Sono infatti quella è la ferita più grossa che io ho sentito sin dall'inizio, quando vedevo che molti ragazzi non partecipavano. Adesso diciamo che le scuole si sono attrezzate di più rispetto a febbraio. In questo momento tutti dovrebbero avere il tablet, diciamo, sono stati distribuiti questi strumenti tecnologici, ma non basta, bisogna fare anche la formazione sia ai docenti sia ai ragazzi. Quindi diciamo che questi mesi comunque... Come abbiamo detto prima, sono stati importanti perché hanno spinto anche le istituzioni a prendere provvedimento. Quello è stato il punto più più grave, diciamo. Il fatto che ci, ci si è subito resi conto di questa ingiustizia sociale. Io credo che a settembre eh, saranno molto meno le persone che non potranno seguire. E sempre da Dora: eh. Eh, perché si fa tanta attenzione nell'organizzare le elezioni a turno se poi durante la ricreazione. Ci si ritroverebbe tutti insieme. Non si rischia il contagio durante la ricreazione? Molti lo stanno dicendo questo, no? Perché, naturalmente, intendiamoci bene: eh, se c'è il virus, il rischio che, che passi eh, ricreazione o aula eh, c'è, ci sarà. Ecco perché dicevo prima, eh, bisogna stare attenti al contagio. Quindi, molte delle cose che stiamo dicendo adesso dovremo calibrarle a settembre e ottobre misurarle lì eh, è inutile negarlo questo certamente molti spazi esterni dovranno essere di più più valorizzati diciamo ecco nel tentativo di fronteggiare comunque quella che resterebbe sempre un'emergenza è, è innegabile quindi andrebbero insomma ristrutturate anche le scuole diciamo che una delle grandi lacune il problema edilizio delle scuole per l'Italia. Sì, gli spazi didattici infatti vanno assolutamente rinnovati. Però questo significa, se vuoi fare le cose fatte bene, investimenti strutturali. Non è che li, lo puoi improvvisare da un anno all'altro, perché noi abbiamo scuole fatiscenti, per esempio, nei, nei vecchi centri storici italiani eh, e quindi si tratterebbe di ricostruire lo spazio didattico. Eh, questo è, è molto difficile da, da farlo in tempi brevi. In tempi brevi quello che puoi fare è utilizzare degli spazi extrascolastici nel momento in cui c'è l'emergenza. E purtroppo l'Italia paga ritardi ormai decennali perché no, non è un problema di uno o due governi, ma qui stiamo parlando di... Certo. Eh, decenni di non curanza come eh, domanda conclusiva volevo chiederti qual è il tuo futuro eh, libri in cantiere altri progetti il 22 settembre uscirà il mio prossimo libro che è un dialogo sul razzismo, il titolo sarà I meccanismi dell'odio, è un dialogo che ho fatto io e Marco Gatto che è un giovane professore calabrese eh, con cui abbiamo dialogato, insomma ci siamo chiesti anche la ragione per cui... Eh, questa pandemia ha di fatto scoperchiato ancora di più le disuguaglianze sociali. Abbiamo visto quello che è successo negli Stati Uniti, ma vediamo ancora oggi quello che succede. Tu prima parlavi dei fatti che stanno accadendo adesso in Calabria, no? Cioè il razzismo è sempre dietro l'angolo, in qualche misura, il rischio c'è sempre. Allora ecco che la scuola diventa il luogo per fronteggiare l'arroganza, la protervia, l'ignoranza anche di persone che non si rendono conto che nel momento in cui tu ti chiudi a riccio eh, per, per proteggere, in realtà atrofizzi la tua vita, non la rendi eh, vi, vi, viva, per così dire. Devi, ti devi mettere a contatto con gli altri, devi spendere ciò che hai. Nel momento in cui lo metti a rischio, capisci la forza di quello che hai. Se te lo tieni per te, invece, rischierai di essere sempre più solo di quanto non sia mai stato. Ecco, visto che hai preso l'argomento di una battuta conclusiva, cosa ne pensi dell'abbattimento delle statue durante la protesta dei Black Lives Matter? Tu parli di quale statua? Aspetta, la, le statue... Ah, C'è stato l'abbattimento della prima statua a Bristol ah, certo. e quella lì era, sta era stata richiesta più volte di essere, eh, di, di rimuoverla eh, perché... Eh, il tipo nella vita aveva fatto il commerciante di schiavi, insomma. Però poi, insomma, ci sono stati anche l'abbattimento sì. della statua di Cristoforo Colombo, addirittura quella di eh, Giulio Cesare. Insomma, siamo andati forse un po' oltre? Sì, sì, siamo andati molto oltre perché, eh, diciamo, il lavoro da fare è oggi, non è abbattendo un simbolo del passato. Che tu risolvi il problema perché allora dovremmo abbattere tutto il quartiere dell'euro di Roma perché è stato fatto da Mussolini per dire quindi è chiaro che eh, diciamo eh, non è quella la strada la strada è il confronto quotidiano con la persona che hai di fronte adesso, oggi, qui ed ora non eh, non basta diciamo abbattere un simbolo di un passato semmai il passato deve essere. Come dire, maestro, per così dire, la storia deve essere una maestra. Purtroppo non sempre è stato così e molto spesso ogni generazione ricomincia da capo. Non dobbiamo mai dare niente per scontato, ma io lo, lo dico da insegnante, so bene che ogni studente ogni volta ricomincia da capo quello che tu magari hai dato per scontato, lui lo rifà per la prima volta, no? E allora è questa la ragione per cui non dobbiamo perderci d'animo. Io spesso ho in classe ragazzi che vengono, che riportano in classe le battute che hanno sentito in casa contro gli immigrati, no? Dice, per esempio, professore, i rumeni sono tutti ubriachi. Dice, ma perché non lo dici questo al tuo compagno Cosmin di banco? Dice, professore, va perché quello è il mio amico, quindi non c'entra. Ecco allora, questa risposta che ti dà l'adolescente che dice: No, il mio amico, eh, il mio amico rumeno. Sta, è, è a parte, altro è il discorso che faccio in generale. Ecco, questo è il varco che tu, come educatore, devi percorrere. Devi sfruttare proprio quella cosa lì. Allora, vedi, se ti sei fatto il tuo amico rumeno, allora devi, è, è lì che tu, come educatore, devi riuscire a tirare fuori in quello studente, come dire, quella sua forza, quella sua verità, quella sua energia, sottraendolo allo stereotipo che ha sentito diciamo in casa magari nella società e che ti ha riportato a criticamente in classe. Questo è il lavoro etico che noi dobbiamo fare, non abbattere la statua, ma cambiare la persona che hai di fronte. Ecco, ultimissima proprio battuta, so che sono già due volte ho detto era l'ultima domanda, però hai preso il discorso immigrati, siccome avevamo nominato prima Mantea, ti chiedo una battuta velocissima. È solo paura da COVID o c'è un po' di pregiudizio in questa situazione? Ci sono tutte e due le cose, no? C'è una, una paura eh, fisiologica, mh, sarebbe assurdo negare, e c'è la strumentalizzazione. Se, sono tutte e due insieme, no? E allora ecco la ragione per cui noi dobbiamo stare sempre con la guardia alta, diciamo sul piano del razzismo. Eh, proprio in Calabria, dove abbiamo tante Penny Wilton, ecco, è lì che noi dobbiamo dire. Attenzione, c'è una Calabria pronta ad entrare in azione. Io sono stato a Riace tanto tempo fa da Mimmo Lucano. e Ho visto quell'azione di recupero che lui ha fatto. Mi sono appassionato anche a quella figura, e quindi, diciamo, so bene che eh, le reazioni anche smodate, anche irrazionali eh, vanno comprese. Eh, attenzione, vanno comprese. Però, quando vedi invece la speculazione eh, sul consenso, diciamo, per ottenere. Il consenso in modo così semplice, allora devi in qualche modo contrapporti. Allora, è il momento dei saluti. Vuoi lasciare un messaggio agli italiani qui in UK? Beh, sono. So che vivono non in Italia, diciamo. Però il messaggio che lascio è che la dimensione verbale, come dire, è quella dove si fondano i veri valori. Quindi la lingua italiana. Eh, diciamo è quella che in qualche modo consente almeno di noi di coltivare non solo la sua radice, ma anche di progettare il suo futuro, perché se tu non riesci a esprimere in una lingua il tuo valore, quello si atrofizza, muore. E quindi essere italiani non significa stare soltanto nello spazio fisico, ma significa stare anche nello spazio verbale. Quindi è questo ciò che ci rende italiani, secondo me. Vabbè, il momento dei saluti che per me è sempre un po' difficile perché stento a, a, a salutare alla fine continuerei per ore però ringrazio Eraldo Affinati per essere stato con noi quasi un'ora grazie, grazie tanto Eraldo grazie a voi io spero di averti, voi. di averti ancora ospite magari a settembre quando uscirà il libro come no, volentieri, mi farà molto piacere allora, perfetto, grazie e buonasera ancora, Eraldo. Salve. Eh, Inside Live eh, si conclude qui, ma torna naturalmente domani. Tra l'altro, con due puntate eh, tutte eh, dedicate alla musica. Infatti, avremo eh, Viviana Zarbo alle 11 della mattina e poi nel pomeriggio eh, alle 17, eh, Marco Marconi. Io per il momento vi auguro la buona serata e ci vediamo domani. Questa puntata è offerta da Bellissima Pizza, 100% Made in Italy. I nostri kit sono l'ideale per stare insieme, divertirsi e godersi una pizza italiana. Ordina oggi e ricevi domani a casa in tutto il Regno Unito. Scarica l'applicazione di Tele Londra. È gratuita e rimani connesso con il mondo italiano in UK. Questa puntata è offerta da Fattoria Donnatina, il negozio delle eccellenze semplici e naturali, anche online, senza uscire di casa. Cercaci su Donnatinastore.com Semola di alta qualità, 8 uova per chilo di farina. Questa era la ricetta delle nostre nonne, che noi ora usiamo per produrre la pasta di Camerino. Trovi anche la linea Murabi dall'alto valore proteico e basso contenuto glicemico e glutinico. Smetti di mangiare pasta e inizia a mangiare una signora pasta. Pasta di Camerino, la pasta di una volta, sulle tavole di oggi. Questa puntata è offerta da La mia mamma, ricette regionali preparate da vere mamme italiane a Londra. Consegniamo in tutto il Regno Unito.